Beh, giustamente, se fosse realistico col colpo di Piper. Ma che è? Salta su se stesso. Beh, ti giuro che questa cosa, se ne facessero veramente, sarebbe tipo il gioco dell'anno. Ah, ok, hanno fatto nascere Maxine più energetico uguale Meg. Direi che rispecchia il tutto. Bella raga, ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovissimo video qua sul mio canale. Quest'oggi siamo qua tornati su Brawl Stars a fributare un po', perché effettivamente questo format sta spopolando in America. Quindi approfittiamone, ragazzi. Oggi guardiamo altre clip di altre cose realistiche. Poi che se questo Mortis fosse realistico. Ha creato un castello di sabbia così proprio, come se nulla fosse. Bene, direi che questo è lo start che tutti noi volevamo vedere. Stu con questa skin ha dei pungiglioni. Quindi adesso lui si avvicina, ma... non doveva subire danni. Poi procediamo contro questo Colt. Cosa sto guardando precisamente? Ma procediamo. Abbiamo adesso Nelson con Bull. Cosa vorrà mai fare? Ulti contro il muro. Vabbè, il muro lo blocca. Beh, è un po' inutile la ulti così. Rosa si è mimetizzata in un cactus e il Bull entra a fare un bel bagnetto in piscina. Pesa troppo Bull, quindi non può saltare. Beh, molto realistico, devo dire. Ma procediamo. E sì, letteralmente rotola all'infinito. È realistica come cosa. Un brawler dovrebbe rotolare all'infinito. Attenzione che entra nella nube tossica e lo ammazza letteralmente. Beh, infatti il veleno uccide, quindi sì. Andiamo avanti, ancora con Bull. Entra dentro. Sì, va sopra addirittura gli ostacoli. Beh, che nella mia mappa di Fortnite, quando la creai, si poteva fare come cosa. Questo è un ottimo modo per arrivare subito a 10 gemme. Teletrasporto blu. Effettivamente il teletrasporto, ragazzi, non esiste. Questo è quello che dovrebbe accadere nella vita reale. Poi abbiamo questo semino. Tiro Knight là. Giustamente diventano dei cespugli. Magicamente da queste hit ha trasformato dei cespugli. Questa è magia per me. Procediamo. Siamo adesso con Pendo. Ovviamente giù nella descrizione trovate tutti i canali dalla quale sto prendendo le clip. Gli ha tirato una bottazza incredibile il treno. Shelly che shotta senza ulti. Molto realistica come cosa. Dove è finita? È andata fuori dalla mappa così a caso. Questo ovviamente è realistico. Mancava, la scorsa volta era pieno di queste robe. Ci voleva una clip del genere. A sto giro col meteorite di El Primo, molto interessante. Ma adesso andiamo avanti. Shelly, teletrasporto verde. Che è successo? Non so se ho capito bene, ma entra lì. No, non ho capito nulla in realtà. Non lo so. Poi entra in questa scia un osso, lo mangia. E questo è bene. Non ho capito. Ma procediamo. Adesso abbiamo Thor Rival. Immagino che adesso il colpo gli ritorni dietro. Si è ammazzato. Bene. Sono in live su Twitch. Mi hanno bussato per far credere che da là ci fosse qualcuno, ma no. Stavano dicendo. Allora, siamo qua. Lago acido dietro. Deve... Non è... In effetti abbiamo anche il meme qua. Oltre al realismo non bastava solo quello. Pozza sulle piante. Giusto, le avvelenate. No, questa qua è una pozione magica. Ora tutto nasce. Boh. Ma insegno. Questo qua è un master meme. Procediamo, abbiamo un altro treno. Vabbè, come prima. Prima c'era un Frank, adesso c'è lui. Ah no, sto giro bruciato. Non l'ha spinto via in modo brutale. Procediamo. Saltellino. Ah, però subito. Ragazzi, vi giuro che quest'oggi siamo nei livelli plus ultra rispetto alla scorsa volta. Veramente abbiamo molti... dei libri, pizze? Cos'è? Dicevo, molto contenutistico a sto giro, questo secondo episodio, ma... Ma questo, ragazzi, non ha senso. Procediamo. Beh, immagino che farà gol. Esatto. Da notare il taglio, veramente molto buono. Beh, giustamente, se fosse realistico col colpo di Piper. Ma che è? Ah, ci sono i serpenti che fanno male. Ma ragazzi, cosa stiamo guardando oggi? La palla che salta è sciotta la cassa. La prassi è quella. Fuori dalla mappa. Cosa stiamo guardando? Sì, ma qua sta galleggiando, dovrebbe entrare dentro. Ma di che cosa stiamo parlando? Poi procediamo. Colpisce i cactus. Fino qua tutto regolare. Salta su se stesso. Beh, ti giuro che questa cosa, se ne facessero veramente, sarebbe tipo il gioco dell'anno. Ma riguardiamo, ragazzi. Cioè, proprio fai trick shot incredibile. Alla Call of Duty, bellissimo proprio. Procediamo. Fuori dalla mappa, Edgar.
pure il treno. Poi ragazzi, veramente complimenti a questi canali, questi ragazzi che oggi sono andati veramente oltre i limiti del realismo. Ah, vede se stesso. Altro che... Ma da emulatore non si può giocare. Cos'era quella freccia del mouse? Contro il regolamento. Poi, prossima clip. Abbiamo ancora il treno che sta arrivando. Il doppio treno. Incidente. Ah, ok, hanno fatto nascere. Ma procediamo. Contro le ossa. Zombie? Ma? Questo qua. Ragazzi, siamo sicuri che sia... Questo qua è oltre i limiti umani. Ma procediamo. Pozzetta nel cespuglio. Che esce una creatura mistica. Un'altra ancora per essere sicura. Ah, beh, per... Ah, beh, in effetti questa mi sono ritrovato qua. Allora, adesso abbiamo Piper. Fa spuntare anche lì delle gemme. E la madonna, che è sta animazione. Niente, così. Macchinetta degli energy drink. Lo va a prendere rigorosamente. Eccolo qua. Ah, proprio così. E ora esce fuori dalla mappa per prenderlo. Ah no, se era realistico al 100%. Pozione di invisibilità, la cassa è sparita. E appunto, non c'è. Ma qua ragazzi, ma scusa, qual è il titolo? If Brawl Stars was realistic, ma in che senso? Poi abbiamo sempre lui ragazzi, che Torrable, va ancora contro il treno. È uscito dalla mappa in questo modo. Ma è giusto, ragazzi. Così dovrebbe essere. Ora abbiamo questa Anita che fa la kill. Spinna, felice. Gadget. Gadget per ritornare in vita. E così. Va bene. Questa è accurata, devo dire. Ci sta assolutamente d'accordo. I guess nothing happens. Io penso non sia successo nulla. Invece è esploso tutto. E piove. Vabbè, perché giustamente dell'acqua. Procediamo. Bull, ulti. Via, salta. Salta ancora. Ovviamente senza pause. Saltella, una molla. Via. E doveva finire. Muore. Ormai vedete, lo so già. Ma io sono già entrato nel meccanismo. Ecco, che è un altro che torna in vita magari. Revive potion. Come? Ma è fissato tra invisibilità, ritornare in vita o cosa del genere. E niente. Potion. Beh, suona delle canzoni incredibili. Concerti incredibili. No, mannaggia, devo fare l'animazione per... Procediamo. Abbiamo adesso ancora sto trenino. Di nuovo scaraventa contro il muro, qualcosa del genere. Ah, non lo blocca. Ragazzi, sto treno vi giuro che l'hanno proprio reso realistico in 40 modi differenti. Alcol. E quindi se ci va dentro, ah beh, si ubriaca. E qua in effetti è devastante. Abbiamo ora Bibi che rigorosamente dopo con la cigles fai la bolla, ti sporchi la faccia. Procediamo. Ecco, entriamo nei buchi. Boom. Via, sparito. Questa c'era una clip del genere, c'era anche la scorsa volta, ma qua è fatto meglio. Stessa animazione che abbiamo visto prima, ma con i cristalli neri. Non so perché è fissato con i cristalli sto ragazzo. Va nella testa del robot e a galoppo. Così. Niente. Perché ha censurato... ma perché? Ma procediamo nel mentre magia ha cambiato maglia. E qua abbiamo la fusione incredibile. Giustamente col nuovo brawler Maxine più energetic uguale Meg. Direi che rispecchia il tutto. Poi procediamo. Abbiamo Shelly qua che viene ucciso. Niente. Non l'ho capita. Poi pam! Questa qua l'abbiamo vista anche prima. Però versione con Meg. Ora Meg salta. Va addosso a Shelly. Effettivamente pesante. E deve distruggerla. Proprio non ucciderla, ma proprio disintegrarla, solo le ossa rimangono. E ripperoni per Shelly. Sei stata veramente una grande. Vabbè ragazzi, per oggi abbiamo visto abbastanza realismo. Fatemi sapere se vorreste un terzo episodio di sta robetta. Per il resto un bel like, iscrizione, campanellina. Giù nella descrizione trovate tutti i canali dalla quale abbiamo visto queste clip. Bellissima.